Vabbè, ma lui non le sa fare, non le sa fare. Guarda come si fanno. Sì. Guarda là. No, un'altra. Non vuol dire che mi spoglio nudo e acuto la vita, ma vuol dire che io farò delle differenziano la vera panicucci da quella finta e falsa, che è molto difficile questo gioco qua. Che tette, vedete anche di profilo, sì, e anche l'altra, poche tette. Una ci fa toccare il culo, anche l'altra. No! No, vedete, e quindi... Dario, per favore! C'è una cosa che farà bene alla trasmissione, ma te devi venire via, voglio dammi retta. Voglio stare qui, no, no. C'è Bulldog, no, voglio... spazio alle realtà sociali, Cecilio, per favore. Sì. Perché prima non è andato un granché bene, non è stato molto romantico. Non ti è piaciuto? Sì, no, non tantissimo. Allora. No, Cecilio. No, non è vero. Sciatica. Basta. No, no, bella, non è piaciuta. Bella. Sì. Marini, la prego. Che sei tu, Vergassola? Perché non sei romantico, affascinante? Perché non sei un po' gentile? Cucci, sveglia. No, se non smetti di maltrattarmi io giuro che non scendo più, la devi smettere, perché io sono stufa. Guarda, va bene. Allora scendo, va bene, possiamo partire. Si fanno lavorare per la Panicucci e guadagnare dei soldi, che lì c'è da farci un mutuo. Sì, tutta vai avanti. Però, una cosa, cioè... Ah, guarda. Chissà cosa ne pensa della caduta di Baghdad. Guarda, lasciamola nella grotta, così non rompe le balle, che è meglio che rimanga nella grotta, non diciamogli niente. Non diciamo ah, niente. Sì. Avevo! Tatore, no! No, Tatore, no! Dario, ti prego, sei qua! No, per... No, Dario! Vi lascio da soli perché mi siete molto carini voi due assieme. No, bravo, Dario! Bravo. No. Napoli-Milano, un'ora e 10 minuti! Ma no! Sentila! Avanego! Lasciamo perdere, sì. Infatti, io per esempio il mio primo bacio me lo ricordo molto bene. Io il tuo primo bacio fa il primo. Io? Come no? Io il mio primo bacio l'ho scritto sul mio diario da ragazza, un po' come fa lui, Ivan Fiore. Tutti quanti le vogliono bene incondizionatamente. Davvero, Gigi? Sì, anzi, ho anche una canzone spontaneamente composta da me sull'argomento. Sì. Wow, grazie. La posso far sentire? Sta bene una gnocca bestiale, ma ha dato 3 euro per questa canzone. Ma no, non è vero! Esattamente in maschio. Dai, ma no! Andiamo, andare. Riondino. Concentrazione, perché adesso sta per arrivare con lei che è l'idolo di tutte le donne e il sogno di tutti gli italiani. È con noi anche questa settimana, Miss Italia! Ma guarda, l'argomento foto nuda, è molto... Cioè, e tu la paura delle doppie punte ce l'hai alla radice proprio. Cioè, risolto. Ladies and gentlemen from mattatoio de testaccio, Remo Rematti! L'uomo che non si nasconde! E poi! Gli esibizionisti, scusate, ma benissimo, grazie, vi ringraziamo. Adesso scusate, vederti vestita adesso? Ho detto che non ci si può spogliare nudi, ma in realtà forse è meglio nuda che vestita con questo affare addosso. Guarda, secondo me... Che cos'hai contro il mio vestito stasera? Chi ti ha vestito? Otelma, il mago, cioè dove l'hai trovato questo coso? Cosa ridono? Una cosa che mi ha diventato tra un ferramenta e uno si riesce a capire. Sì, vabbè, ok, avanti. Sono assolutamente fashion stasera, secondo me. Se droga! Bonaccorti! Ma neanche la Bonaccorti! A Panicucci! Non sono la Panicucci! Non sei la Panicucci? Ma lo vedi che mi confondono? Sì che sono la Panicucci! Cioè, allora siamo a fare... I campioni dell'Italia siamo noi! E che cosa non si fa per apparire? No, infatti, cosa non si fa per apparire? Hai perfettamente ragione. No, ma io dicevo per te, guarda come ti sei vestita pur di star qua. No, lo dico, Dario. Perché noi diamo questa possibilità, diamo una possibilità a Bulldozer in questa trasmissione, a una ragazza qualunque, una ragazza normale, sì. La farei.